L'ufficio centrale, verificato che nei confronti dei candidati per i quali la proclamazione sta per essere effettuata alla luce della documentazione in possesso dell'ufficio non è sopravvenuta e non è stata accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15, 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, alle ore 17.30 del giorno 4 novembre 2021, tenendo presente la disposizione secondo la quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati nel primo turno di votazione con ciascuna lista o ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio di consigliere comunale e considerato il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale di operazioni dell'ufficio centrale, modello 52/com, proclama eletti consiglieri del comune di Ginosa, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'articolo 41,1 del testo unico enti locali. Per le liste collegate sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio con il candidato proclamato eletto alla carica di sindaco, per la lista numero 7, avente il contrassegno Movimento 5 Stelle 2050, alla quale spettano numero 7 seggi, i signori Marianna Di Fonso, Nunzio Ricciardi, Giorgio Acquasanta, Anna Di Lena, Tommasina Cossu, Vincenzo Piccenna, Giuseppe D'Amelio. Per la lista numero 8, avente il contrassegno per bene Ginosa Marina 2021-2026, alla quale spettano numero 3 seggi, i signori Domenico Gigante, Damiana Ester Sansolino, Vera Santoro. Per le liste collegate sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio con il candidato alla carica di sindaco ammesso al turno di ballottaggio e risultato non eletto a tale carica, Patrizia Ratti, candidata alla carica di sindaco ammessa al turno di ballottaggio e risultata non eletta a tale carica, nonché per la lista numero 1, avente il contrassegno Patrizia Ratti, sindaco, alla quale spetta un seggio, Ines Galeotti. Per la lista numero 3, avente il contrassegno Forza Italia Berlusconi per Patrizia Ratti, alla quale spetta un seggio, Vincenzo Rizzi. Per le liste o per i gruppi di liste non collegati con nessuno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, per in particolare per il gruppo di liste comprendente i seguenti contrassegni: Forza Ginosa e Marina, Lega Salvini Puglia, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Raffaele Calabrese, candidato alla carica di sindaco non risultato eletto. Per il gruppo di liste comprendente i contrassegni Due Torri e Con Ginosa e Marina di Ginosa, Paolo Costantino, candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, nonché per la lista numero 9, avente il contrassegno Due Torri, alla quale spetta un seggio, Maria Colamito.